Vi parlo dal Teatro Aurora di Scandicci, dove si è conclusa da pochissimi minuti una eccezionale rappresentazione del Vizietto, la pièce teatrale resa famosissima negli anni 70 da un film interpretato da Ugo Tognazzi e Michel Serrault. È una pièce di Jean Poiret che ha riscosso nei teatri di Francia tantissimo successo, tant'è che è stata trasposta in cinema e il cinema ha ancora di più amplificato questo grande successo teatrale e poi cinematografico. Insieme a me ci sono i due capisaldi che stasera hanno tenuto la scena. Perché proprio oggi avete deciso di mettere in scena questo spettacolo? Che giorno è oggi? Allora, il 13 gennaio è la giornata mondiale del dialogo tra omosessualità e religione. Quindi abbiamo scelto questa data simbolica appunto per portare in scena questa famosissima commedia. E ci siamo divertiti durante le prove, durante i giorni che siamo stati insieme a provare la commedia. Insomma, spero che sia venuta fuori una bella cosa. Ti sei ritagliato anche degli spazi da cantante, ben supportato da un pianista importante che vorrei tu presentassi ai nostri telespettatori. Beh, è il maestro Federico Calabretta, che collabora con me ormai da un anno, si può dire. Abbiamo portato a giro nei teatri di Firenze non solo il concerto fiorentino in salotto, dove ho ricantato le più belle canzoni di Narciso Parigi, portate al successo in America negli anni 40 e 50. Con noi anche il maestro Pierluigi Fantozzi al clarinetto, oggi invece nelle vesti di Francis, il fonico della Cajofone. Quando potranno vedere i nostri telespettatori incuriositi da questo servizio la prossima replica del Vizietto? Faremo le repliche il 18 e il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Rifredi. Insomma, il pubblico potrà venire lì a vedere il Vizietto. Pagina Facebook, controllate su Compagnia Maldestro, su Maldestro Compagnia, per quanto riguarda la programmazione del Teatro Aurora, perché ci sarà lo spettacolo di Sabina Guzzanti con la regia di Giorgio Tirabassi e poi ci sarà il 27 di gennaio lo spettacolo da Malaparte in poi con e di Sandro Querci, un altro campione del nostro teatro toscano. Io sono Tommaso Giordano e tra l'altro sono il personaggio meno importante, ma va bene. Ma noi sì, un giorno gli ultimi saranno i primi e quindi per te c'è una speranza. No, interpreto Salomè, che è questo personaggio che all'interno della Cajofone deve fare... Un po' trescione. Sì, deve essere un po' trash, diciamo. Mentre questo elegantissimo protagonista... Io sono Pierluigi Fantozzi, interpreto Francis, che è il fonico della Cajofone. Si occupa appunto di gestire l'andamento della serata, infatti impazzisce con i protagonisti che sono appunto Salomè, Renato e Alben. Eleonora Cappelletti, che interpreta la madre di Lorraine. Ed la madre è vera, diciamo. La madre vera, la madre naturale, esatto, la madre biologica, ed è colei a cui si attribuisce il Vizietto di Renato Baldi. In questo Vizietto stava per cascarci anche una seconda volta, quindi merito. Chi lo sa, mi hanno interrotto sul più bello. Mi hanno interrotto sul più bello. Io sono Federico Calabretta e sono il pianista accompagnatore di questo spettacolo e ho suonato i brani di Ennio Morricone, quindi è stato un piacere per me, diciamo, omaggiare il compositore ormai scomparso. E la pietra dello scandalo, cioè l'intrusa in questa famiglia un po' sui generis, che però scatena un putiferio, eh? Io sono Raffaella Feltra e interpreto Adrienne Chérier, la futura moglie di Laurent. Speriamo, insomma. Che per sua sfortuna ha un genitore integerrimo, molto moralista, conservatore. Molto conservatore, che si chiama, è un deputato, si chiama Charrier, io mi chiamo Graziano Dei invece, e lo interpreto cercando di dare il più possibile questa sensazione di odio contro qualsiasi forma di devianza, diciamo. Per ben cui, assecondato da una moglie, anche lei un po' codina e conservatrice. Patrizia Ficini, interpreto la signora Charrier, la moglie, la sua moglie e la mamma della piccola. E, beh, alla fine forse io un pochino forse mi diverto. Sì. A un certo punto, un po' di trasgressione dopo aver passato la vita accanto a un uomo, un pezzo d'uomo in questo modo. Un pezzo d'uomo che quando infatti ho detto un bel pezzo. Quando dico che lui non fa mai complimenti è tutto lì, no?
Bene, allora se ci lasciate un po' di spazio. Vabbè, io sono la prima donna della Cajou. Sì, io lavoro alla Cajou da anni, anche se ho rapporti ancora con mia moglie, infatti. Sì. Stavo per il personaggio più contraddittorio di tutta la storia. Perché ho 7 figli e avevo paura che Renato mi licenziasse. Comunque io sono Paolo Gonfiantini, vengo da Prato, sono il territorio un po' esterno. Allora, io sono Gianluca Truppa, sono Mercedes, uno dei folli travestiti della, appunto, della Cajou Folle, continuamente vessato dai capricci di Zazà, che non vuole mai andare in scena. A me tocca cantare sempre delle canzoni che non voglio, e poi soprattutto vengo pagato pochissimo da Renato. Ecco, detto ciò, è non stato un piacere. Non verrai chiamato per la replica. No, infatti, penso di no. Io sono Sandro Trippi, sono il personaggio più tranquillo e più serio, anche se prima, è vero, ero stato anch'io un po' gay, ma dopo il primo figliolo ho detto basta, non mi coso più. E così, mi sono divertito anch'io, anche se ho fatto qualche bischerata, ma insomma. E ora abbiamo un altro protagonista che ha scatenato a ogni sua apparizione sul palco applausi scroscianti a scena aperta. Io sono... Come mai? Te lo sei chiesto perché le tue apparizioni, la tua mimica, allora, la tua gestualità? Secondo me il pubblico era di fuori, perché il mio personaggio è serissimo, è impostato in modo che anche sia... un po' drammatico. Sì, infatti è quasi una tragedia greca, è una maschera, no, in realtà io interpreto Jacob, che è il cameriere di Renato e Alben, entro in scena praticamente 5 volte. Belga, quindi... Belga, bruxellese, non francese, assolutamente no. Io tra l'altro sono Stefano Carotenuto, in realtà nella vita... Il cognome un po' belga è questo. Sì, molto belga, sì, Belgio Nord, sì. E niente, interpreto Jacopo, che è un po' pazzerello, il cameriere, insomma, divertentissimo da interpretare. Io sono Stefania Ciaccari, non ho recitato, ma ho aiutato. In scena ci sei sempre stata. Ci sono sempre stata, più che altro sono stata dietro per i costumi, il trucco, il parrucco. Quindi i tuoi costumi sono stati. Sì, sono stati in scena. Due fotoreporter che sono entrati in scena proprio negli ultimissimi minuti, perché per scatenare poi uno scandalo, causato da questo integerrimo conservatore che si vede fotografato e il giorno dopo apparirà sui giornali in costumi non propriamente parlamentari. Non proprio. Fabrizio, ogni volta che mi intervisti mi trovi sempre in un ruolo diverso, perché un regista cinematografico, sceneggiatore, stavolta scenografo, perché le scenografie e luci comprese le ho curate io, e mi sono prestato anche a questa ignobile farsa della fine, nella quale noi si insegue questo deputato portando poi le notizie su Le Monde e sulle Figaro. Va benissimo. E... Niente, Fabio Mandosio, anche 8 anni fa feci la stessa parte insieme a Mario Mariani, che rincorrevamo il deputato beccandolo in flagranza di reato. Come merita. Come merita. Allora, concludiamo la presentazione dei protagonisti con colui che ha scatenato il putiferio, perché ha osato portare in casa del padre una fidanzata non molto gradita, perché le figure femminili nella Cajou Folle non è che siano accolte a braccia aperte. Sì, non molto gradita, non in quanto fidanzata, ma in quanto femmina. Quindi certo. Io sono Raffaele Albani, ho interpretato Laurent Baldi, direi, visto che prende il cognome comunque del padre naturale. Penso che Laurent sia molto affettuoso, sia col padre molto comprensivo, sia col padre naturale, sia con... Non ha moralismi, non ha... No, esattamente, sia con l'altra figura che frequenta da sempre, no? Che gli ha fatto da madre, che... Da mammo, che diciamo. Che è Alben. E quindi ecco, forse un aspetto interessante di questo personaggio è l'affettività e la comprensione per questo clima che alle altre persone sembra assurdo, e appunto la pietra dello scandalo, il deputato Charrier che viene ritrovato qua all'interno, invece che lui penso che gestisca con discreta naturalezza, ne capisce gli eccessi, non li tollera, certo, quando deve venire, no, in contatto con l'altra famiglia, però ci ha sempre vissuto e è in buoni rapporti col padre, è affettuoso, quindi non ha conflitto, certo, con questa sua storia. Sai, io pensavo se non sarebbe stato meglio se mi fossi travestito anch'io. Oh no, Renato, tu vestito da donna sei una vera schifezza, tesoro. Ma no, assolutamente. Poi cosa direbbero i vicini? Una coppia di donne non è normale, scusa. E invece ti voglio svelare un trucco. Forse travestito mi sentirei anche molto meglio.
No, Derek, a me sei molto più bello così. Oh, ti sei vicini quanto parlerebbero. Oh, è tutto finito, bisogna. Oh, che meraviglia, eh! È tutto a posto, Renato. Eh no, ora speriamo che da di sotto, da basso, oh, non arrivino i giornalisti e si accorgano di tutto l'indirizzo. Oh, speriamo di no. Ci abbiamo messo tanta fatica. Ma andiamo in viaggio di nozze, vero Renato? Andiamo. Ma certo. E dove? In viaggio di nozze, per la luna di miele. La luna di miele. Vieni qua. Ma non mi dici niente. Eh? Che cosa ti devo dire? Beh, quello che si dice a una sposa quando viene portata all'altare, no? Ma no, no. Avanti, su, piccolo mio, devi dire, signorina Zazà, mi vuole accordare la sua mano? Avanti. Ma mi imbarazzo. No, avanti. Oh. Quanto ci vuole, Renato, insomma. Oh. E va bene. Oh. Signorina Zazà, mi vuole accordare la sua mano. Oh, 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 grazie, Renato. Brava persona. Oh, grazie, oh, grazie, grazie. Oh, grazie.